Buongiorno, oggi parliamo di tulipani e lo facciamo iniziando dalla messa di mora, operazione che va fatta in autunno ma anche all'inizio dell'inverno per permettere ai tulipani di sviluppare l'apparato radicale prima delle gelate. La prima operazione da fare è quella di preparare il letto di semina, dove poi andremo a disporre i nostri tulipani. Sul letto di semina va distribuita della sostanza organica. Va benissimo del terriccio universale, ma può andar bene anche del compost, che va successivamente vangato con una lavorazione non troppo profonda. Ora è necessario miscelare i componenti che abbiamo distribuito in precedenza per preparare un letto ottimale per la messa a dimora dei nostri bulbi. Una cosa importante è guardare i tulipani, vedere se sono turgidi, se non presentano delle macchie brunastre sul bulbo e in corrispondenza dell'apparato radicale, perché questo comprometterebbe la buona riuscita del vostro impianto. Ora è venuto il momento di piantare i nostri bulbi. Dovete tenere presente che i bulbi vanno piantati a una profondità che è il doppio della loro altezza. Dunque, se il bulbo è alto 5 cm, dovrà essere ricoperto da uno strato di terra di almeno 10 cm. La distanza tra un bulbo e l'altro deve essere uguale al diametro di ogni bulbo. Vanno messi a dimora in gruppi di cultivar tutti uguali per avere un ottimo risultato durante la fioritura. È possibile mettere a dimora i bulbi utilizzando particolari attrezzi che servono per creare un buco nel terreno dove andremo poi a mettere a dimora i bulbi alla profondità desiderata, che deve essere sempre il doppio dell'altezza del bulbo. Quindi copriamo e il lavoro è finito. I roditori possono rappresentare una minaccia per i nostri tulipani in quanto tendono a mangiare i bulbi. E una possibile difesa è quella di creare delle barriere intorno ai nostri bulbi utilizzando altri bulbi, come per esempio i narcisi, che risultano velenosissimi per i roditori e tendono a difendere i nostri tulipani. Una volta messi a dimora i bulbi, possiamo coprirli con il terreno che abbiamo tolto dalla buca. E dunque compattare il terreno. Finita l'operazione di messa a dimora, non ci resta che annaffiare abbondantemente la superficie e attendere la prossima primavera. Questa operazione è necessaria per stimolare lo sviluppo dell'apparato radicale prima dell'inverno. Con l'arrivo della bella stagione i nostri tulipani inizieranno a spuntare. Dobbiamo garantir loro un buon apporto idrico, perciò la terra deve essere sempre umida. Qui possiamo vedere i tulipani in fasi differenti della crescita. Metteranno perciò prima le foglie, svilupperanno poi lo stelo fiorale, un abbozzo di fiore e il fiore in tutto lo suo splendore. Durante il periodo di fioritura sarà necessario aumentare la frequenza delle bagnature e aggiungere all'acqua che utilizzeremo per bagnare i tulipani un concime dedicato e specifico per le bulbose. Prendiamo la fiala, in questo caso abbiamo riempito il nostro innaffiatoio con 2 litri di acqua, metteremo perciò 2 tacche che saranno necessarie per questi innaffiatoi. Bagniamo dunque i nostri tulipani con questa soluzione arricchita di fosforo, azoto e potassio, che garantirà ai nostri fiori una più prolungata e rigogliosa fioritura.